restiamo su questo tema, abbiamo insieme a noi un altro tecnico, mister Parentela, che domani è impegnato in un derby cromatico perché sono tutte e due giallorosse, il Sersale sarà a Trebisacce. Buonasera mister. Buonasera Emilio, ciao. Dunque mister, a me viene da fare una domanda, perché due risultati positivi su tre sono stati portati a casa, due pareggi, però perché il Sersale non segna? Questa è una bella domanda. Il Sersale non segna perché probabilmente davanti gli attaccanti non erano in grande condizione fisica, quindi intanto li ringrazio perché hanno fatto tanti sacrifici per scendere in campo acciaccati, e quindi probabilmente manca la lucidità, ma soprattutto secondo me proprio la forza fisica, no? per dare il massimo e magari buttarla dentro. Quindi io sono sicuro che la forma sta arrivando, quindi sono sicuro che speriamo già da domani che la butteranno dentro, perché ho grande fiducia in loro, in Conversi, Perso Montane, ma anche Ortolini, Nessico, sono degli ottimi giocatori e credo che il loro limite in questo momento sia stato soprattutto fisico. Ecco, tutto sommato, tra l'altro, ecco, il Trebisacce va bene perché insomma hanno fatto 7 punti in 3 giornate, però certo. La settimana scorsa il Gallico Catona, che addirittura aveva -1, ha dimostrato dell'equilibrio che vige in questo torneo, perché portandosi a 2 punti in classifica con una vittoria si è già messa dietro 4 squadre. Ecco, domani, oltre che i punti pesano sempre dalla prima alla 30ª, riuscire a fare bottino pieno contro un avversario lanciato potrebbe poi darvi la spinta per quello che sarà la prosecuzione della stagione, perché comunque il Sersale è un'altra di quelle squadre che potrebbe essere una delle varie guastafeste, perché detto sinceramente, a parte 2 o 3 team, tutte le altre più o meno, forse Lacri un po' più attardata, si equivalgono. Sì, è un campionato secondo me molto difficile, molto, molto equilibrato, quindi è normale che quando vai, se una squadra riesce a fare il risultato fuori casa, soprattutto in un campo difficile come potrebbe essere Trebisacce, ti può dare quella linfa in più, ti può dare quel morale per magari cercare di fare un filotto. Però sappiamo benissimo la forza del Trebisacce, che secondo me è una delle squadre più attrezzate, la conosco molto bene, credo che puntino a fare i playoff sicuramente, ma quindi sarà sicuramente una gara difficile, però noi l'abbiamo preparata bene, è normale che cercheremo di fare la nostra gara, cercheremo di andare a fare il risultato pieno, quello è sicuro. E se dovesse essere un pareggio, alla luce di quello che abbiamo detto prima, meglio uno 0-0 o un 2-2? Un 1-1, insomma, ci siamo intesi. In questo momento vorrei che gli attaccanti segnassero, perché comunque io ho fatto l'attaccante, quindi so che è bomber Parentela. Molte volte il gol ti può aiutare, poi soprattutto per le partite successive, perché ti dà fiducia. Però ripeto, i nostri attaccanti non hanno in questo momento il pallino del gol, perché manca il gol, perché comunque è stato veramente soprattutto un problema fisico. Io li vedo sereni, si sono allenati bene, quindi stanno crescendo minuto dopo minuto, partita dopo partita, quindi sicuramente troveranno al più presto la via del gol, ripeto, speriamo già domani. Un'ultima domanda: io conosco qualcuno dei giocatori a sua disposizione, potrebbe essere un limite la terra battuta, oppure non bisogna, tra virgolette, prendere questo come alibi, diciamo così? Io credo che al giorno d'oggi la terra battuta è un limite per tutti. Io credo che a questi livelli non dovrebbero esserci proprio i campi in terra battuta, quindi è essenziale. Stiamo aspettando l'inizio dei lavori, anche se non è bello poi farlo in questa fase del campionato. Trebisacce so che sta aspettando la precisione, credo che ormai a breve inizieranno a giocare in quel campo là, però credo che come si è detto alla presentazione dei calendari, insomma, è importante che ci siano strutture all'altezza del campionato, perché credo che ormai questo campionato sia un campionato importante e i giocatori sicuramente con un campo bello crescono non solo dal punto di vista tecnico, ma sicuramente per loro sono agevolati a giocare meglio, ad alzare veramente l'asticella.